Sei qui. Abbiamo solo un breve intervallo di tempo utile. Quell'oscurità è densa, coagulata in quest'effigie dell'imperatore Carus, saldamente incatenata alla sua mente. Ho afferrato quel filo, l'ho preso tra le dita e ne ho intessuto un arazzo, in cui ora posso intessere anche te. Entra nella coscienza di Carus, sfrutta questa opportunità per sottrargli più ricordi di sé. Ora va, il tempo è poco. Io ti seguirò da lontano. È ciò che mi aspettavo. La traccia della coscienza di Carus è spezzata, fragile, come se la mente di Carus fosse in guerra con se stessa. Tutta la mia storia è scolpita qui, dagli umili inizi fino alla mia ascesa come imperatore. È un'antica tradizione del nostro popolo. Carus? No, non è Carus, ma una sua eco. È solo il ricordo di un tempo ormai lontano. La mia campana delle conquiste è superba, perché superba è stata la mia vita. Un giorno sarà così anche la tua, figlia mia. Stai vivendo gli echi del tormento personale di Carus. Squarci nel suo passato che potrebbero fornire indizi sul futuro. Esilio, il potente Caon è troppo codardo per inginocchiarsi e staccarmi la testa dalle spalle. Sono come tu, e se potessi ucciderti, lo farei. Non posso. Kael'thas. Thank you.
Ci fu un tempo in cui sarei stato volentieri al tuo fianco nella morte, qui nelle crepe. Ma allora eravamo entrambi diversi. Nessuno che abbia onore verrà sepolto qui. I morti sono materia prima, nient'altro. Si stagliarono. Fu fatta la storia.
come l'astro più brillante del cielo. Possa lei sempre superarne il fulgore.
verità di Kalus è svelata. Dalla sua ascesa alla sua caduta, fino a qualsiasi cosa stia diventando ora. Kalus sta cercando la trasfigurazione. Ritiene possa aiutarlo a capire meglio gli obiettivi del testimone. La forma ultima. L'ho vista menzionata negli scritti apocrifi dell'Alveare e l'ho udita persino da Toland l'Infranto. Secondo l'Alveare, la forma ultima è ciò che rimane dopo aver rimosso tutto ciò che può essere rimosso. È un concetto vago quanto affascinante. Se è lo scopo ultimo del testimone, dobbiamo cercare di comprenderlo. E in questa comprensione, forse, c'è il modo di evitare un secondo crollo.